Queste qua sono delle foto stenopeiche di cui ti parlavamo, che sono tutte foto fatte a delle webcam online. E per esempio questa è una foto fatta a una cabina telefonica che sta tra la Settima e la Broadway a New York. Ed è una foto che noi abbiamo fatto da Firenze, quindi è anche particolare questa cosa, che tu fai una fotografia ad un paesaggio da Firenze. Sono ovviamente tutte delle prove. Questi sono due magneti che praticamente si respingono, cioè in realtà galleggiano, stanno galleggiando, generano questa distanza l'uno dall'altro, che in realtà è in continuo cambiamento perché la forza magnetica si dissipa lentamente. Istante dopo istante, in realtà questi due magneti si stanno avvicinando. Fra un tot di migliaia di anni finalmente riusciranno a toccarsi, colmando questa distanza. Vengono metabolizzate dopo le idee del contemporaneo. C'è questo rapporto tra arte e società, dove la società, quello che noi cerchiamo di dire adesso, probabilmente lo metabolizza più lentamente. Quindi noi viviamo in una condizione dove è inequivocabile non essere capiti. Secondo me c'è anche un altro discorso. Diciamo che se leggi un libro italiano sull'arte, ci sono pochi punti interrogativi. Se ne leggi uno americano, ce ne sono un sacco. Perché, almeno per quello che io personalmente sto vivendo, tutto, chiamiamolo il mondo della cultura, ha, come dire, un rapporto un po' malato col dubbio. Cioè, se tu parli una cosa contemporanea, è normale che quella cosa sia piena di dubbi. Il dubbio, ovviamente, perché nel senso ancora non è consolidato. Allora, probabilmente anche questo, cioè se io vivo in un mondo dove ho bisogno soltanto di punti o punti esclamativi, no, non posso, come dire, l'arte che è un punto interrogativo, diciamo, mette punti interrogativi, è difficile da recepirne. Noi abbiamo deciso di vivere anche nella città che genera questo tipo di contrasto, infatti ha delle potenzialità assurde Firenze. Cioè questo contrasto tra presente e passato crea questo spazio di transizione. È un'occasione veramente fantastica quella di, come dire, parlare di contemporaneità a Firenze. È stato un posto dove proprio il valore della contemporaneità l'ha resa grande. E come scrisse Nannucci, infatti l'opera è bellissima, quella di Maurizio Nannucci agli Uffizi, quella All Art Has Been Contemporary. L'arte deve essere contemporanea, cioè se non ha quel requisito probabilmente non è arte. È l'espressione di una tensione che tu senti in questo momento e che poi ovviamente passando da una regola, un procedimento piuttosto che un altro può diventare arte, di qualcosa che senti oggi. C'è quella frase bellissima di Benjamin che dice che l'arte crea delle esigenze che non riesce a soddisfare. Per esempio io ieri ho visto una cosa bellissima, la cosa Delle del soffio, no, guarda, una cosa incredibile, in queste caverne il primo disegno era di quest'uomo che aveva soffiato il pigmento sulla sua mano, quindi era rimasta in negativo l'impronta della sua esistenza. Quello diventa un ragionamento estremamente contemporaneo se tu lo contestualizzi. Quindi questa è la matrice, quantomeno, che rende l'arte interessante, cioè quando tu riesci a contestualizzare la tensione che ha prodotto quel ragionamento. noi abbiamo sempre fatto le cose perché ci piaceva farle, perché ne parlavamo E non ce ne ricordo, non ce ne. Beh, pochissime persone ce l'hanno riconosciuta queste cose, quindi Poi siamo però veramente sofferenti di questa. Abbiamo una carenza proprio affettiva. però poi ad esempio è arrivato il premio nel 2008 di Artissima, ci hanno selezionato assieme ad altri 5 Italian Gallery. artisti. Quel riconoscimento a che cosa è servito? È
è servito a costruirti una sorta di identità. Per quanto sia complicato in divenire il concetto di identità per tutti, ovviamente, però quel riconoscimento ti ha detto, guarda che più o meno quello che dici, c'è questo mondo che potrebbe esserne interessato. Il riconoscimento significa anche confronto, e il confronto ti aiuta a capire quello che stai facendo e quello che sei. Studiavamo insieme sostanzialmente, poi abbiamo cominciato a fare dei lavori sulla città quando studiavamo, insomma, architettura, insomma, lavorando con l'immagine, col video e la fotografia, e poi piano piano abbiamo sempre più, ci siamo sempre più allontanati all'architettura, abbiamo sintetizzato. Noi siamo convinti che la tecnologia oggi più che mai stia assumendo sempre di più un rapporto più intimo con l'uomo. È il web sostanzialmente, e poi ci sono questi strumenti che, come l'iPhone, che lo tieni sempre in tasca, quindi abbiamo questa attitudine nell'osservare lo spazio che viviamo, e ovviamente ci siamo resi conto che internet sta diventando un vero e proprio spazio da vivere, e quindi questi lavori cercano di relazionarsi anche con questi nuovi spazi a cui possiamo accedere. Un lavoro che per noi è molto rappresentativo è questo lavoro che si chiama Domani è un altro giorno, il film Via col vento, che abbiamo deciso di rallentare e mettere sul web. Ora, l'abbiamo rallentato infinitamente, cioè nel senso è un film che finirà la sua riproduzione finirà fra 5 miliardi di anni. Che è più o meno la data del sistema solare, così. Cioè quando finirà il sistema solare, quindi il tempo, cioè la nostra esistenza, l'esistenza dell'uomo, almeno per quanto noi oggi la possiamo concepire. Allora abbiamo deciso di metterlo su di uno spazio che potenzialmente può durare questi 5 miliardi di anni, perché è uno spazio che non è soggetto alle regole della fisicità a cui siamo soggetti noi. Se lavori da solo come artista, riporti quello che sei. Quando lavori poi invece come un collettivo, noi nasciamo assieme, non è che eravamo tre artisti separati e poi ci siamo uniti, quindi per noi tutti i nostri lavori, come questa dire, è una disgrazia, che non potremo mai dividerci. Non potremo mai dividerci. Ma infatti tutti mi dicono no, io non potrei mai lavorare con un'altra persona. Ma perché la differenza è... E c'hai ragione. C'hai ragione, io ti capisco benissimo, lo dico sempre. Però diciamo che fondamentalmente una cosa importante da capire è questo, cioè noi siamo nati ragionando insieme. Quindi questo è un elemento fondamentale. Beh, com'è la vita d'artista? Chi vuole rispondere? La vita d'artista è faticosa. Mi sembra giusto, ma è bellissima. È bella, però è molto faticosa, soprattutto se la vivi in un contesto dove quello che fai non è riconosciuto appieno, diciamo così. È veramente molto difficile costruirti una tua identità, trovare uno spazio che la società ti riconosce. Questo, almeno a me personalmente, ma penso anche a loro, è un punto che genera parecchia sofferenza, che però viene compensato da tutto il resto che è meraviglioso e di cui io non posso fare a meno. Un altro aggettivo che si può dare è anche inevitabile. Cioè, è inevitabile a un certo punto. Noi che siamo giovani, comunque, è come se tutte queste istituzioni che rappresentano l'arte contemporanea in realtà non riescono a rappresentare la parte più contemporanea dell'arte contemporanea. Secondo me è anche un discorso, cioè come ragiona la società, come quando uno si va a fare la carta d'identità, no? Che ci metti? Questo è un grande tema. Che ci metti? Sei artista, non è contemplato. Vabbè, noi ci mettiamo architetto. Ok, la società, o quantomeno quella che conosciamo noi, secondo me, ha questo tipo di rapporto con l'arte. Quasi che non lo veda
uno strumento utile, e invece non è vero, perché poi la storia lo smentisce. Però perché noi abbiamo un legame, cioè attribuiamo al senso di utilità la funzionalità, e invece l'utilità, quella spirituale, quella esistenziale, è qualcosa che è stata un po' messa da parte. Allora, questo discorso del che la società non riconosce all'artista un vero e proprio ruolo nel suo progresso, e che quindi si può permettere di non considerare i giovanissimi, no, giovanissimi non per età ovviamente, è probabilmente legato a come vede la società l'arte.